Il capitolo 11 della lettera agli ebrei, la domenica scorsa abbiamo catechizzato, approfondito mediante la figura di Abramo, che nella Bibbia, proprio agli inizi, nel libro della Genesi, Abramo è l'origine della storia della salvezza del popolo che comincia con il popolo ebraico. E lui nella Bibbia è la fede, ma la fede di Abramo è soltanto una prefigurazione di una fede più importante, è la fede che riguarda tutti quanti noi, la fede di Gesù. Dice al capitolo 12 la lettera agli ebrei, al continuo di quello che abbiamo detto l'altra volta: corriamo nella perseveranza, nella corsa di davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a suo compimento. Colui che dà origine alla fede e la porta al suo compimento. Gesù, di fronte alla gioia che gli era posta dinanzi, preferì sottoporsi alla croce, disprezzando il disonore, e siede ora alla destra del trono di Dio. Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità da parte dei peccatori, perché non vi stanchiate, perdendovi d'animo. Voi, era vero allora ed è vero oggi, non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato. C'è qualcuno qui dentro che ha resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato? E il Signore una volta tirò all'orecchio a Madre Teresa dicendogli: tu non ami le anime. Ma come, Signore, io per le anime ho fatto questo? No, no, tu non hai ancora versato il tuo sangue per loro. Mamma mia, e qua l'amore è una cosa seria, salvare le anime è una cosa seria. Noi cerchiamo di vivere eludendo la sofferenza, ma per fare certe cose c'è un prezzo da pagare, e chi lo paga trionfa. Gesù scansò da sé la gioia di questo mondo. Vi ricordate quando Gesù, attraverso le predicazioni, i miracoli, aveva quelle immense folle di 10, 20, 30.000 persone che lo seguivano dovunque andava, lo precedevano immaginando che Gesù potesse andare in quella parte a predicare? Le folle volevano farlo re. La Domenica delle Palme, Osanna il figlio di Davide, tutti volevano Gesù Cristo come nuovo re di Israele. Gli apostoli lo seguivano per questo, perché immaginavano che Gesù sarebbe diventato il nuovo re di Israele, e loro di conseguenza diventavano i primi ministri, i dignitari della corte del regno nuovo. Loro si immaginavano un futuro di gloria attraverso Gesù Cristo nel mondo. Gesù, quando venivano a prenderlo per acclamarlo come re, ha mai accettato questa candidatura di popolo? Sì o no? Lui sfuggiva sempre e se ne andava da solo a pregare in qualche montagna o collinetta, ma non permetteva al popolo di farlo diventare re di Israele. Dall'altra parte, i suoi nemici, cioè tutta la struttura gerarchica dell'Antico Testamento, dai farisei ai rabbini, ai sacerdoti, ai capi della sinagoga, ai membri del Sinedrio, al sommo sacerdote, tutti, proprio per paura che lui diventasse il re dei giudei, decisero di farlo fuori. Allora Gesù ha fatto una scelta nella vita, quella che tutti quanti noi vorremmo
una vita di successo, che le cose andassero bene in nostra esistenza, che noi ce la godiamo, ce la spassiamo, tutti sogniamo una pensione serena, con salute, un po' di soldi da parte per farsi qualche viaggetto, per vivere così, riposarsi, divertirsi un po'. A Gesù non sono interessate queste cose. Non ha voluto una vita lunga, non è morto a 95 anni Gesù Cristo. A quanti anni è morto? 33. Se oggi morisse un giovane di 33 anni, che disastro! Verrebbe considerato una grande disgrazia. Ma tutto questo perché? Gesù aveva il compito di ricucire il rapporto di ogni essere umano con Dio. Quando si dice di togliere il peccato del mondo, non significa che Gesù Cristo veniva semplicemente a togliere le bestemmie, a togliere un po' di zozzura di sesso, a togliere l'attaccamento al denaro. Gesù voleva che tornasse in ogni persona, in ogni cuore, l'amore per Dio e per il prossimo, la fede in Dio, la speranza. Queste cose sono state distrutte dal peccato originale, e questo è il problema di oggi, in questi tempi nei quali la stessa battaglia di sempre, quella del peccato originale e quella di Gesù Cristo che ha cercato e cerca di ricongiungere ogni essere umano con Dio e con il prossimo, questa lotta tremenda, difficilissima, questa lotta è in atto, è in svolgimento, si sta realizzando ora. Guardate quanto è importante questa cosa. Davvero la Bibbia è la chiave di lettura per capire il nostro io interiore e profondo. La nostra situazione di oggi, riguardo alla fede, speranza e carità, torno alla catechesi, spero che vi ricordiate quella di domenica scorsa, è che noi abbiamo rotto la comunione con Dio perché abbiamo tutti creduto alla catechesi del maligno, che ci ha detto che non è vero che peccare è una cosa brutta. Al contrario, Dio ha nascosto nel peccato la chiave per essere onnipotenti, uguali a Lui. E quindi se Eva avesse mangiato il frutto di cui Dio aveva proibito di mangiarlo, con la condizione che se l'avessero mangiato sarebbero morti, lei non sarebbe morta, ma sarebbe diventata come Dio. Eva era ingenua, e noi peggio di lei. Ci ha creduto a questa catechesi. Quel frutto era bello, attraeva il piacere, le zozzure di sesso, la gloria, il potere, attirano a tutti. Guarda come stanno a scannare per andare al potere adesso con le lezioni. Lo vogliono tutti il potere. Nessuno dice, ma quando divento, se sono eletto, ma tocca portare la croce infinita, la mia vita diventa una tortura. Nessuno guarda queste cose, tutti amano il potere e lo vogliono prendere, costi quello che costi. Quel frutto era bello, attirava, ed Eva lo ha mangiato. Quando ha mangiato quel frutto, cosa è avvenuto dentro di lei e poi dentro al marito Adamo? Che ha smesso di credere in Dio, perché ha cominciato a credere alla catechesi del maligno, al messaggio che ha dato il maligno. Quindi non ha creduto più che Dio l'amava, ma ha cominciato a credere che Dio non l'amava. Oggi è così, tragico. Quante persone sono convinte che Dio non ci ama, e se ci ama, questo è il peccato dei nostri tempi, la convinzione che Dio non ci ama. Per cui, se Dio non ci ama, Dio, per carità,
Ecco il funerale laico. Carità, io muoio per i cavoli miei, non ne voglio avere niente a che fare né con Dio né con la Chiesa. Funerale laico. Io soffro, non ne voglio niente a che fare con Dio. Mi suicido da solo, mi prendo la mia vita tra le mie mani e me la tolgo. Un sputo in faccia a Dio e non accetto la vita sofferta. Questo sta avvenendo. Nessuno crede più che Dio ci ami perché c'è la sofferenza, perché c'è la morte. E allora, se uno non crede più che Dio lo ami, nessuno più aspetta niente di buono da Dio. Dio mi darà il paradiso. Ma chi è queste fesserie? Il paradiso me lo faccio da solo. E mi costruisco un paradiso qui, terrestre, non celeste, in questo mondo. Il paradiso terrestre è quello che il ricco Epulone voleva per sé. Anima mia, riposati, smetti di lavorare, di tribolare, mangia e bevi i piaceri della cucina e qualche altra cosa e divertiti. Smetti di lavorare, riposarsi, mangiare e bere il piacere del corpo e divertirsi. Questo è l'obiettivo, il paradiso terrestre a cui l'umanità aspira. L'umanità che non crede più nel paradiso del cielo. Questo vogliamo noi. Chi di noi stasera sta qui in chiesa desiderando entrare in paradiso, di andare in paradiso? Chi è che di noi sta guardando se stesso con un obiettivo da raggiungere dopo la morte del corpo? Per noi ci va bene, ci basta un po' di sofferenza, tribolare di meno, che vanno le cose benino. Anche nel caso in cui qualcuno crede in Dio, chiede a Dio di mettergli bene le cose di qui, di questo mondo, del futuro che gli interessa. Allora, chi non crede più che Dio lo ama, chi crede che Dio non lo ama, non attende più nulla da Dio. Se la Madonna non avesse atteso nulla da Dio, quando l'angelo ha detto tu diventerai la madre del Salvatore, la madre del Dio fatto uomo, a me che me ne frega, questo è quello che mi dici tu, io voglio costruirmi da sola la mia vita, faccio quello che dico io, raggiungo l'obiettivo che voglio io. Avrebbe cacciato via l'angelo. Che cavolo vuoi, perché sei venuta da me? Vada da qualcun altra, a me non interessa quello che dici tu, io ce l'ho già il mio obiettivo. Questo avrebbe detto la Madonna, e molti oggi dicono così. Se qualcuno viene a dare un messaggio di fede a una persona, te cacciano via. Se un ragazzo a scuola dice che c'ha fede, i compagni suoi lo massacrano, lo bombardano di insulti, di cose. Vai a scrivere su una chat dove c'è aperta a tutti che sei credente, dai una testimonianza. Ricordo una ragazza che aveva testimoniato con un video su YouTube che lei si era convertita, che ha scoperto il Signore. L'hanno presa in giro e massacrata di insulti tutti quelli che hanno ascoltato quel video. Così. Allora, non interessa quello che ci dà Dio. Non speriamo nulla più da Dio. La speranza come virtù teologale è morta. L'amore in noi è una realtà che si spegne giorno per giorno col peccato originale in noi. L'amore per noi, innanzitutto, anche questo diventando un amore laico, perché prima l'amore era basato sul Vangelo, adesso ci sono i valori costituzionali, il rispetto, la solidarietà. L'amore del prossimo si chiama solidarietà in campo laico, non si chiama amore del prossimo, non si chiama carità. Allora c'è questa illusione che ci possa essere un popolo che fa del bene al prossimo, che fa per in maniera laica, senza di Dio, soltanto basandosi su valori costituzionali. Ma la Costituzione è un pezzo di carta scritta da persone, tanto è vero che si può cambiare tranquillamente, basta che la maggior parte del popolo italiano e i suoi rappresentanti lo vogliano. Non sono parole eterne perché dette da Dio, sono cose umane.
Ma come si fa ad amare il prossimo se non si vince il peccato che è in noi? L'egoismo. Chi lo vince? La Costituzione italiana? Il peccato, che cosa significa? Che cosa avviene? Ecco, allora, avviene che sì, io ti amo, prendiamo l'esempio di una famiglia, ma ti amo fino a quando ti posso sopportare. Se tu mi fai soffrire di più del limite della mia sopportazione, non ti amo più. Invece di esserti amica, amico, ti divento nemica, nemico. Fuori dalla mia vita, io mi rifaccio la vita con un'altra persona. Per cui oggi è proprio non, è tirato a caso, teorizzato, esiste come legge il fatto che il patto coniugale si possa dissolvere. Ed è presentata come una cosa normale. L'amore finisce. Può finire. Quando è che l'amore finisce? Quando l'altro ti fa soffrire. Per cui finisce l'amore. Di fronte alla sofferenza bisognerebbe pagare un prezzo salato per amare quella persona, tutti si tirano indietro. Nessuno vuole soffrire per amare l'altro. Così per quanto riguarda. Perché noi abbiamo paura nel Padre nostro di dire sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra e chiediamo sempre a Dio che sia Lui a piegarsi e a fare la nostra volontà, perché di noi siamo sicuri che non ci chiediamo delle cose brutte, ma se Dio mi fa fare una cosa che io soffro, come faccio a dirgli sia fatta la tua volontà, peggio ancora dirgli che la tua è migliore della mia? Chi è che ha questa fiducia in Lui? Per cui, dov'è che il diavolo oggi tiene schiave tutte le persone? Tiene schiave le persone attraverso la paura della sofferenza. Quante persone hanno paura di soffrire più che di morire? Dice, ma la morte, però la sofferenza, anni, che brutto. E oggi la mentalità che sta prendendo sempre più piede come diritto deve diventare diritto condizionale, che se io la mia vita, avendo un futuro brutto, la signora che si è suicidata a Basilea dice, mi aspettavo un inferno, non quello dopo la morte, un inferno di sofferenze a causa della malattia che mi avrebbe tolto la vita facendomi soffrire, allora io anticipo la cosa, mi tolgo la vita da solo in maniera, mentre sono nel sonno. E così non soffro più. Credi di non soffrire più, perché la persona atea non sa che quando si muore non finisce tutto, perché muore solo il corpo. Muore il corpo, la persona esce dal corpo e va davanti a Dio. E poi che gli dice a Dio? Uno che va davanti a Gesù Cristo perché rifiuta la sofferenza, avrà Gesù che gli fa un semplice gesto, gli alza le mani e gli fa vedere il buco dei chiodi. Io la mia sofferenza l'ho accettata. Tu perché, vigliacco, l'hai sfuggita? E questo è il motivo per stare lontano da lui per l'eternità, perché ci fa paura chi ha saputo amare soffrendo per il prossimo. Allora, questa, detta così in parole veloci, è la situazione del mondo di oggi, ma è la nostra situazione. Nessuno di noi ha una fede piena in Dio. Nessuno di noi crede veramente che Dio ci ama. Lo dimostra il fatto che nessuno sa ottenere una grazia, una guarigione, un miracolo. Quale malato sa fare quello che ha fatto il cieco che si trovava sulla via di Gerico a gridare Signore Gesù abbi pietà di me fino a quando il Signore lo guarisce? Chi lo fa oggi? Nessuno ha il coraggio di farlo. Non lo si fa. Ci
C'è una mamma che ci ha chiesto preghiere per il figlio, poverino, una situazione bruttissima, un tumore incurabile, è giovane, ha 3 figli. Questo figlio era credente, ha provato a pregare per la sua guarigione, non l'ha ottenuta nei termini e nei tempi che voleva lui, adesso non vuole nemmeno sentire parlare di Dio. Come fa a guarire un giovane così? Speriamo che la conversione arrivi in tempo, prima che arrivi la malattia, a completare il soccorso. La conversione. Perché se uno non ottiene quello che vuole da Dio nei tempi e nei modi che noi diciamo, allora Dio è cattivo. Via, fuori della mia vita. Non ti voglio sentire più. Perché siamo noi a comandare. Noi non ci rendiamo conto di quello che stiamo facendo, per cui siamo un po' scusabili, ma quando per esempio diciamo che quel giovane con l'incidente stradale non doveva morire perché era giovane, era un bravo ragazzo, c'era una vita davanti a sé, si poteva fare la famiglia, poteva andare papà, quel delinquente di quel vecchiaccio taccagno, cattivo, non crepa mai e fa soffrire la famiglia, chi gli sta intorno, perché Dio tu quello l'hai fatto morire e quello non lo fai campare? Deve morire quello e campare quello più giovane e più bravo. Questa è la nostra giustizia. E siccome non avviene così, accusiamo Dio che non ci capisce, che non sa fare bene le sue cose. Quando accusiamo Dio che Lui non fa bene le cose, è come diciamo, se dicessimo a Dio tu sei uno stupido, io capisco come le cose devono andare, per cui impara da me a fare meglio le cose della vita. Gli diciamo questo a Dio. Ci siamo messi noi al di sopra di Dio come Padre Eterni ad insegnare a Dio come deve fare le cose. Questo è il peccato di Lucifero, mettersi di sopra di Dio, perché lui capisce e l'altro no, Dio no. È un peccato bruttissimo. Come si può entrare in questione con Dio? Come può un bambino di 3 anni dire al papà o alla mamma tu non capisci niente, fai come ti dico io perché quel è il modo giusto di fare? Lo sgricetto così, guarda, te perdono perché sei un bambino, perché se no sa quanti calci nel sedere dovrei dare. Così dovrebbe fare Dio con noi, quando gli diciamo così. Ma come ti permetti a dire a me che non capisco, che non faccio bene le cose? Ma quanto la superbia ha preso la tua anima? Quanto in te non c'è il timor di Dio? 7° dono dello Spirito Santo, quando si fa la cresima, ricordate, il timor di Dio è un dono dello Spirito Santo e indica il rispetto che bisogna dare a Dio che è più grande di noi. Ci manca il timore di Dio, ci manca questo dono dello Spirito Santo, non è che ci manca, l'abbiamo cacciato via, dando retta alla catechesi del maligno. Allora, questa è la situazione del popolo di Dio in genere. Che cosa è venuto a fare Gesù Cristo? Questo è il kerygma, l'annuncio cristiano, quello che ha cambiato la storia e la vita di tante persone. Gesù Cristo è venuto, agnello di Dio, che, ditelo voi, è venuto per togliere i peccati del mondo. Questo è lo scopo principale della sua missione. Gesù Cristo non è venuto per guarire tutti i malati, anche se li guariva tutti, non è venuto per liberare tutti i posseduti dalle vessazioni maligne, anche se liberava tutti, non è venuto per togliere la povertà economica e fare la giustizia sociale, anche se lui aiutava i poveri e nella prima comunità cristiana i poveri non esistevano più. Lo scopo numero uno della sua missione era togliere i peccati del mondo. Oggi Gesù Cristo in questo incontro lui vuole che non ci siano più peccati dentro di noi, di togliere i nostri peccati e poi attraverso di noi togliere quelli di altri.
Come ha fatto? Gesù Cristo doveva ricostruire e deve ricostruire in noi la fede in Dio, l'amore a Dio e al prossimo, la speranza, le tre virtù teologali che sono quelle che più di tutte hanno patito a causa dei nostri peccati, a causa del fatto che abbiamo dato retta alla catechesi del maligno. Qui c'è qualcuno che può dire: io la fede ce l'ho al 100%, qualsiasi cosa mi accade io sempre credo nell'amore di Dio per me, non mi ribello mai, anche se soffro dico sempre lode e gloria a te Signore. C'è qualcuno che fa così? Onestamente, in coscienza? O al contrario siamo un popolo di brontoloni, di mormoratori, perché ti ho fatto così, perché così, che chiediamo mille perché al Signore, che non ci va bene come sta conducendo la nostra storia. L'amore al prossimo, chi è che non fa la scaletta delle persone? Ah, questo mi piace tanto, quello, quello mi ricordo quando lavoravo in campo del recupero di prostitute, ce n'era una che aveva due figli, uno l'aveva fatto con un uomo di cui lei era innamorata, l'altro lei, la madre, lo chiamava figlio di un preservativo rotto, così lo chiamava, nato per sbaglio proprio, perché si è rotto il preservativo, chi ti voleva? Per cui, anche se era carne del suo sangue, quel figlio lì nato dall'uomo che gli voleva bene, si sarebbe fatto a pezzi per lui. Quell'altro, istituto, lontano, casa famiglia, noi a manco vedere. E questa differenza ha pesato in maniera così tremenda su questo secondo figlio, la ragazza, seconda figlia, che questa seconda figlia è diventata come la madre. Perché chi vive nel peccato ripete i peccati di cui si lamenta e di cui soffre. Questa è l'opera del maligno nelle persone. Che differenza! Noi facciamo così. Noi alcune persone, quelle che ci piacciono, poi ci stanno altre persone mezze mezze, e poi ci sono persone, oddio, quello. Per me è come, poi molti fanno questo discorso per lavarsi la coscienza, io non l'odio, quindi non ho il peccato dell'odio, però per me non esiste quella persona, quindi non la saluto, non ci parlo, come se non esiste. Non, forse è meglio odiare che essere indifferenti alla persona, perché l'odio almeno è una cosa attiva nei confronti, cioè l'indifferenza è proprio la peggior morte. Nel cuore di Gesù Cristo esisteva questa scaletta? Persone amate, persone e persone che lontanissime. Gesù Cristo amava tutti con tutto se stesso. Non aveva differenza di persone. Allora, se Maria Maddalena era buona e un'altra discepola era brutta, Gesù faceva differenza tra Maria Maddalena e quell'altra discepola brutta? Erano uguali per lui, perché Gesù Cristo non guardava il corpo dei suoi discepoli, guardava l'anima. Gesù aveva il discepolo autodefinitosi dell'amore, Giovanni il più giovane del gruppo dei dodici discepoli, e c'aveva Giuda Iscariota, il traditore. L'amore di Gesù Cristo per Giuda Iscariota e per Giovanni, discepolo dell'amore, era differente o era lo stesso? Lo stesso. Quando Gesù Cristo sulla croce ha detto alla Madonna: Donna, ecco tuo figlio,
La Madonna, riferito a Giovanni, la Madonna poteva dire: no, mio figlio sei tu. Questo che tu mi dici tuo figlio, in realtà è uno che poco fa ti ha tradito quando ti hanno arrestato nell'orto del Getsemani, e lui è scappato via insieme al fratello Giacomo e a Pietro. È venuto a casa mia, però ti ha abbandonato pure lui. Perché devo amarlo come se fosse mio figlio? Mio figlio sei solo tu. No. Donna, ecco tuo figlio, significa lo stesso amore che tu come madre dai a me, adesso lo dai anche a Giovanni che mi ha tradito. Ed estendendo questo discorso, significa che la Madonna, da Gesù Cristo, è stata chiamata ad amare tutti, persino gli assassini di suo figlio, con lo stesso amore con il quale lei amava Gesù. Pensate, quando siamo lontano, quando sentiamo in televisione mamme che hanno perso i figli a causa di questo, di quello, di quell'altro, vogliamo giustizia! Deve soffrire quella persona che ha fatto perdere mio figlio, lui non si può più tornare indietro, deve stare in carcere, deve soffrire. Questo è un discorso cristiano? Se non è cristiano, chi è l'origine di questo modo di fare? Come ha fatto Gesù Cristo a ricongiungere l'uomo a Dio? E di conseguenza, cosa sta facendo Gesù Cristo per ricondurre Marco Farina a Dio? Perché non è perché uno è prete, già c'è il suo destino, se io vivo male il mio sacerdozio vado più sprofondato all'inferno di voi. Cosa sta facendo Gesù Cristo per condurre Antonio, Francesca, Raffaella, Pingo Pallino, eccetera, al Signore, a Dio? Allora, Gesù Cristo, ho detto, ha fatto una scelta. Non ha voluto una vita di successo, pur avendola a distanza di un centimetro, facilmente raggiungibile. Diventava re di Israele, figuratevi questa cosa, re, comandava tutto, tutti ai suoi piedi, compreso il sommo sacerdote, il sinedrio. Lui, col potere dei miracoli, teneva lontano persino gli eserciti romani, le legioni, l'imperatore, e comandava i suoi discepoli, aveva i soldi delle tasse, faceva quello che voleva, presiedeva gli incontri nel tempio, guidava le preghiere, i salmi. Re di Israele, non ha voluto. Se Eva e Adamo avevano smesso di credere in Dio e credevano che Dio non li amava, bisognava che una persona e tutte quelle che in base a lui poi avrebbero fatto lo stesso fosse tornato a credere quello che Adamo ed Eva non credettero più, che Dio li amava. Contro questo fatto di tornare a credere in Dio, di tornare ad amare il prossimo, chi si è messo? Il diavolo, che contro Adamo ed Eva gli è bastato qualche chiacchiere, l'ha presi per il naso e l'ha fatti peccare. Contro Gesù Cristo non era così facile come contro Adamo ed Eva. Per fare peccare Gesù Cristo, il diavolo ci si è messo con tutta la sua potenza diabolica, quindi con la sofferenza nel massimo grado, fisica, morale e spirituale, e con la conseguenza della sofferenza, la morte. Sofferenza e morte sono suo potere. Il diavolo, da quando non è più angelo di luce ma è angelo di tenebra, ha il potere della sofferenza e della morte. Dio non ha creato Adamo ed Eva per soffrire, Dio non ha creato la morte,
lo ricorderemo proprio con l'assunta domani, già questa sera, con la messa vespertina, che siccome la Madonna non ha mai peccato, siccome sin dal concepimento è stata senza peccato originale, la Madonna non poteva morire, non è morta, non ci ha avuto il processo di invecchiamento, non ci ha avuto le malattie. La Madonna, quando la sua missione terrena è finita, è stata presa viva, portata in cielo dagli angeli con un'estasi meravigliosa, e in questo passaggio dalla terra al cielo ha avuto la trasformazione di tutto il suo essere, fino a cellula per cellula del suo corpo, diventando da creatura terrestre a creatura celeste e acquisendo un corpo dotato di vita eterna. Questo è quello che è successo a Maria, perché non ha mai peccato. Gesù Cristo, quindi, per ricucire il rapporto con il Padre, da uomo stiamo parlando qui, perché da Dio c'era già questo rapporto, da uomo si doveva verificare, realizzare sulla terra. Ha dovuto quindi credere in Dio laddove nessun essere umano vuole più credere. Ha dovuto sperare in Dio laddove le speranze umane crollano tutte. Ha dovuto amare Dio laddove nessuno lo ama più. Siccome il diavolo ha visto che Gesù voleva fare questo, gli ha dato il massimo del peggio che gli poteva dare, di sofferenza e di morte, per cercare di impedire questo riaggancio con Dio. Allora, questa lotta storica ha preso una forma concreta che si chiama la croce. Per cui la vera lotta col diavolo non è quella che fa l'esorcista col posseduto che fa lì bestemmia, quelle sono fesserie, stupidaggini rispetto a questa che è la vera lotta col diavolo, la croce. Perché nella croce il diavolo ha messo le armi al massimo nel campo di battaglia. Vai un po' a credere in Dio quando le cose vanno male. Chi è che crede in Dio mentre sta soffrendo? Chi è che crede in Dio mentre sta tremendamente soffrendo, fino all'impossibilità di sopportazione? Chi è che crede in Dio quando muore? Ripeto, l'eutanasia è proprio la forma più evidente del rifiuto di queste cose. Allora dice l'autore delle Lettere agli Ebrei, che abbiamo letto poco fa: Gesù ha dato origine alla fede perché lui ha creduto dove noi non crediamo più. Lui ha creduto che il Padre lo stava amando anche quando stava con i chiodi ficcato sulla croce. Lui ha creduto che il Padre lo stava amando quando sentiva la vita del corpo gocciare via attimo per attimo fino alla morte. Questo ha creduto, che quella storia tremenda, umanamente parlando, ci passasse dentro l'amore di Dio per lui, che se Dio l'aveva permessa, un motivo ci stava. Se quando Gesù gli ha chiesto: Padre, se è possibile passi da me questo calice, e il Padre ha detto: no figlio mio, tu sulla croce ci devi andare, questo è il modo migliore per salvare il mondo, anche se non lo capiva razionalmente parlando, è quello, punto e basta, ci doveva andare, ha detto di sì, non sia fatta la mia ma sia fatta la tua volontà,
guai a non fare la volontà del Padre, voglio quella come prima cosa. Allora, dov'è stato sconfitto il diavolo? Col fatto che il diavolo non è riuscito a schiodare, distruggere la fede di Gesù nel Padre quando stava morendo sulla croce. Questa è la vittoria di Gesù Cristo, credere laddove nessuno più ha creduto mai. Credere lì dentro. E quando Pietro annuncia il Kerygma, e nel libro di Atti degli Apostoli è riportato diverse volte, dice Pietro che Gesù ha esercitato la fede in Dio e cita i salmi profetici di Davide, dove spiega lo spirito con il quale Gesù Cristo stava soffrendo. Dice: Padre, tu non abbandonerai l'anima mia negli inferi e non permetterai che il tuo santo veda la corruzione. Gesù è entrato nella morte con la fede che Dio è Dio di vita, che Dio è Dio di abbondanza, che Dio è Dio di luce e non di tenebra, per cui se stava passando attraverso un momento brutto, poi il Padre sarebbe intervenuto per fare qualche cosa di grande, di speciale, di meraviglioso nella sua vita. E questa sua fede è stata premiata con la resurrezione dei morti, che è avvenuta proprio perché Gesù Cristo è passato dentro la croce. Se non ci passava dentro, non poteva risorgere. La grande vittoria della resurrezione è avvenuta per quella fede esercitata dentro la sofferenza, dentro la morte, dentro la croce. Per questo un malato che vuole chiedere al Signore la grazia della sua guarigione deve, numero uno, accettare la malattia, che non significa che io accetto di morire di questa malattia. Dice, invece di ribellarsi a Dio perché me l'hai data, quella malattia, cioè quella è una prova, una porta stretta che ti permette di fare questo atto di fede meraviglioso e di ottenere i frutti della tua fede. La tua fede ti ha salvato, diceva il Signore ai malati guariti. La fede ti ha salvato. Perché pur malato hai creduto che Dio è vita, pur soffrendo hai creduto che Dio è gioia, hai esercitato questa fede in Lui, la tua fede ti ha salvato, vai guarito. Mentre oggi malati bestemmiano Dio per la sofferenza e credono di poter salvarsi con la laicità, con la scienza. Solo lì si ripone fiducia. Se ci fosse una mamma con un bambino malato di una malattia genetica e gli dissi: vieni a pregare il rosario per la guarigione di tuo figlio. Ah, no, non c'ho tempo. Se gli dissi: c'è un professore negli Stati Uniti, ci vogliono 200.000 euro per fare una cura, quella parte, fa la colletta, mette su YouTube, su Facebook, che gli serve i soldi, tutti, per andare, che forse attraverso quel dottore con la cura innovativa si riesce a guarire la malattia del figlio. Ma il rosario non ci viene a dirlo, quella è troppa fatica, perché a quello ci si crede, alla scienza, ma a Dio, che è miliardi di volte più potente della scienza, non ci si crede. Quando abbiamo fatto i misteri dolorosi qui tutti i martedì sera con la lezione eucaristica, vi assicuro che per me è stata... Allora, mi sono immaginato a rifare quelle tappe, l'abbiamo pregato poco fa, nella lode, lo Spirito Santo, la gioia, i canti in lingue, ma la preghiera non è sempre così. Ci sono momenti in cui pregare è difficile, costa, non ti viene voglia di farlo, faresti tutt'altro meno che quello. Che fai? Non preghi perché non ti costa più pregare? Perché non senti più trasporto? La preghiera degli Getsemani è una preghiera che bisogna attraversarla tutti quanti e saperla vivere.
E poi Gesù flagellato alla colonna. Immagini di essere legato alla colonna con le persone che ti frustano, le tecniche per far più male, i romani erano specialisti, mica frustavano con la frusta fatta di erbo d'animale. C'erano le fruste fatte con i rostri d'osso, che quando davi la frustata, quel rostro si penetrava le carni e rimaneva attaccato lì. Poi, quando quello che frustava tirava via la frusta, apriva delle ferite sfruttando la pelle. E poi l'altra frusta è quella fatta con i bilancieri di piombo, piccolini. Ogni manico della frusta aveva 7, 8, 10 bilancieri di piombo, che quando frustavi, quelli non è come la frusta che ti lascia la cicatrice, quelli penetravano dentro. Altro che dolori. E poi della sindone si vede che, chissà perché, quelle sono le cattiverie che facevano, mica ne hanno fruttato solo sulla schiena, hanno fruttato Gesù Cristo a 360 gradi, sul petto, sulla pancia, sul sedere, sui polpacci, sul davanti, dove ci sta un pezzo di pelle che non era rovinato della frustata, l'hanno frustato. Hanno finito quando hanno fatto sto capolavoro di frustate a 360 gradi su tutte le parti del corpo. Io, se fossi stato al posto di Gesù Cristo, avrei amato quelli che mi frustavano così ingiustamente. Qualcuno di noi resisterebbe nell'amore al prossimo quando sarebbe frustato con questo dolore fisico? Ecco, la lettera che abbiamo letto prima. Qualcuno di noi ha sofferto fino al sangue per amore dei peccatori? Quello è l'amore. Questo dolore fisico. Poi l'altro mistero, terzo mistero del dolore, quando Gesù ha messo la corona di spine sulla testa. Quello, oltre che il dolore fisico delle spine d'acciaio sulla testa, conficcate più profondamente con le bastonate per fargli più male, ci stava la presa in giro. Essere messi a giro attraverso persone ti pigliano in giro è una sofferenza o no? Eccolo il re dei giudei, crepi come un pezzente, chi di che devi di essere? Ecco che fine stai facendo, sei re, mo ti mettiamo una bella corona sulla testa ma di spine, e ti si divertivano. Queste sono sofferenze morali, essere presi in giro, essere massacrati, ammazzati moralmente. Ameresti quello che ti piglia in giro, che ti calunnia, che ti ha dette peste e corna di falsità solo per cattiveria e per pura cattiveria? Gesù ha fatto questo, ha amato chi gli metteva con le spine sulla testa. Sofferenza fisica, sofferenza morale. Ha dato tanto per i suoi discepoli, ha riempito di miracoli per farli che durante la croce tutti scomparsi. Pietro lo rinnega bestemmiando che lui non aveva mai conosciuto Gesù Cristo, per salvarsi la pelle. Questo succede. Poi la sofferenza spirituale, quella non la capisce nessuno, ma la sofferenza è più brutta che esista. Quando si soffre, la sofferenza funziona da nuvola oscura che si mette tra te e il sole. Di sotto la nube oscura, pioggia, grandine, lampi, saette. Sopra la nube oscura c'è il sole che splende. Però tu non lo vedi perché stai sotto la nube. Vedi il disastro, non vedi più la luce del sole. E allora dici quella parola che ha detto Gesù Cristo e che dicono tutte le persone che soffrono: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché? Che cosa ho fatto di male per meritare tutto questo? Tutti dicono così, tutti coloro che soffrono. Gesù ha smesso di credere all'amore del Padre perché non lo vedeva più e non lo sentiva più?
No, ha continuato a credere all'amore del Padre. Dove si vede? Da lì a poco ha detto: Padre, nelle tue mani affido il mio spirito, e da nessun'altra parte. Non lo ha bestemmiato, non lo ha insultato, non lo ha, non ha detto qualcosa di male. La sofferenza spirituale, non sentire più l'amore di Dio, la sua presenza, l'essere trattato come figli, l'essere sorretto da Lui. Ecco, allora, Gesù Cristo sulla croce ha ricucito la fede in Dio, scavalcando tutte le potenze del male che vogliono dividerci da Dio, spegnendo la nostra fede. Quindi ha fatto il perfetto contrario di quello che ha fatto Eva ed Adamo, che hanno, per la catechesi del maligno, smesso di credere all'amore di Dio e hanno creduto a Lui. Gesù non ha voluto credere alla catechesi del maligno e ha creduto all'amore di Dio, nonostante il maligno ci sia messo con tutte le forze per non farglielo credere. Gesù, amato Dio e il prossimo, con lo stesso amore, chiunque, compreso il sommo sacerdote, il sinedrio, i suoi assassini, gli amati con amore, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ma chi, quando subisce cattiverie e ingiustizie, cerca di presentare la persona che lo ha così brutalmente trattato in maniera positiva, cercando l'ultimo appiglio per il quale giustificare agli occhi di Dio quella persona che ha fatto soffrire in questo modo? Lo ha fatto Gesù e ha ricostruito l'amore per Dio e per il prossimo in maniera totale. Da uomo lo ha fatto da uomo. E così la speranza, perché se nessuno di fronte alla morte spera nulla, Gesù Cristo ha sperato, perché Dio in cui credeva è il Dio di vita, e qualche cosa avrebbe fatto, si sarebbe mosso. Ha sperato contro ogni speranza, ha sperato con quella fede che Abramo in embrione esercitato, credendo che dal grembo di Sara morto per la potenza di Dio sarebbe nato un figlio. E Gesù Cristo ha creduto che dall'amore del Padre, anche se lui moriva, sarebbe nato qualche cosa di buono e di grande, ed è risorto. Questo è Kerygma, la buona notizia. Attraverso Gesù Cristo possiamo tornare a credere in pienezza, ad amare in pienezza, a sperare in pienezza, esercitando fede, speranza e carità, liberiamo la potenza di Dio nella nostra vita, e non ci ferma più niente, più nessuno. Ci siamo? Adesso le campane ce lo ricordano pure, è il momento di cominciare a esercitare quello che abbiamo annunciato. Mettiamo in piedi e preghiamo. Se uno è malato, non si può più lasciare rodere dal dubbio: ma il Signore mi vorrà guarire? Perché Dio è Dio di vita, non di morte, di conseguenza è un Dio di guarigione, non di malattia. Le malattie non vengono da Dio, le ha create il maligno e ce l'ha schiaffate addosso lui. Se Dio l'ha permesso, è perché si manifesti pienamente la sua gloria su di noi. Facciamo diventare così le malattie. Poi, se qualcuno ha ricevuto dal Signore l'incarico di fare come Gesù, cioè di soffrire a gloria di Dio, questa è un'altra cosa. Non è la via ordinaria per tutti, la guarigione. Se qualcuno soffre per il Signore e rimane fedele a Dio nel campo della sofferenza, darà al Signore una vittoria ancora più grande. Quando una persona muore magari di tumore, ma nella fede in Dio, quella morte non è la sconfitta della preghiera di guarigione,
è il suo esaudimento più grande, perché che cosa ci sta di meglio per una persona di quello di andare in paradiso direttamente? La guarigione del corpo? È meglio guarire e restare in questo sporco mondo per altri 10 anni, o è meglio andare in paradiso per l'eternità? Che cosa è meglio? E Dio, da Padre misericordioso, che sa come stanno le cose, quando provvede così per una persona, sbaglia? O è duro di cuore o corto di manica perché non concede la grazia così tanto richiesta? Dio chi fa gli interessi? Della persona che lui ama o di quelli che gli stanno intorno, che credono, sbagliando, che quello è il miglior modo, la cosa migliore che gli può capitare, quando c'è una cosa più grande da raggiungere e da vivere? Attenzione dunque, devo pregare con fede. Ma come ha fatto Gesù Cristo? Sia fatta la tua volontà e non la mia, che è la cosa migliore per me. Ma per quanto riguarda la preghiera di guarigione, tanto che si conclude nell'uno e nell'altro modo, è sempre la guarigione quello che noi otteniamo con la nostra fede. Quindi preghiamo per questa guarigione fisica, guarigione mentale, guarigione spirituale dei peccati, la liberazione. Il Signore ci vuole in salute, ci vuole bene, ci vuole con una vita in pienezza. Esercitiamo allora la fede.